Padre veramente santo della lode ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui ad adunare intorno a te un popolo che la confina l'albero della terra offra al tuo nome e il sacrificio perfetto. Ora preghiamo, manda il tuo spirito la santità dei corpi che offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice di grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova e eterna alleanza, versato per voi. Fate questo in memoria di me.
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi di 5 pani d'oro avanzati a coloro che avevano mangiato. Eccellenza, sul Monte Sinai un popolo che si stringe al Signore in un'alleanza che si consolida poi con la Pasqua. In che modo oggi è possibile perpetuare questa alleanza? Beh, innanzitutto scoprendo qual è il senso della nostra vita. Il Signore è venuto e rimane con noi non solo perché ci perdona, è venuto a darci il perdono, è venuto a dare la sua vita per noi. Noi siamo stati immersi e innestati nel suo amore, nella sua vita, no? E quindi vivere davvero i cristiani significa veramente camminare con Gesù, operare con Lui. E allora il bisogno della pace, il bisogno della fraternità, il bisogno del conforto del Signore, dare speranza a questa umanità, questo è rinnovare l'alleanza d'amore, no? Non è solo un fatto del passato, ma di tutti i giorni. Ognuno di noi si gioca la sua vita nel prendere sul serio la propria vocazione. Il popolo eletto siamo noi, ognuno di noi deve scoprire di essere stato pensato, eletto, amato, seguito e confortato dal Signore. Ecco, io vi ringrazio di cuore, poi riprendo la processione a San Bartolomeo. Nell'omelia Sua Eccellenza Muggione ha detto: scenda il sangue di Gesù su di noi e ci salvi in questa brutta fase storica. Che speranza dà la Chiesa? L'Arcivescovo ha messo bene in evidenza che più che una imprecazione era una invocazione, una preghiera. Scenda il sangue di Cristo, venga a liberarci in questo momento particolare. L'Eucaristia è forza, l'Eucaristia è speranza, l'Eucaristia è energia, è cibo. E mai come in questo momento in cui il popolo che cammina in questo secolo si trova in difficoltà perché tutto viene meno, tutto crolla, l'Eucaristia diventa la forza, diventa il cibo a cui attingere speranza per camminare con sicurezza. Certo che Dio è con noi, l'Eucaristia che ci accompagna in questa processione è Dio con noi, che non ci lascia soli, che ci accompagna sempre nei momenti facili ma soprattutto nei momenti difficili.
e credo che il messaggio del Corpus Domini di quest'anno sia proprio un forte messaggio di speranza e di forza, fondato non su delle aspirazioni o dei desideri, ma fondato sulla certezza che Dio è con noi e che il cibo di Cristo, Cristo nostro cibo, ci accompagna nella nostra vita. Per i giovani che si impegnano con coraggio a costruire il futuro, ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri meriti, come noi che dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma nella testa della madre. Sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù, Salvatore. A seguire la processione del Corpus Domini, anche l'Unitalsi con tanti suoi ammalati. Noi siamo qui con una rappresentante, Anna Rita. Anna Rita, l'Arcivescovo ha parlato proprio della sofferenza, dell'Eucaristia come una forte speranza per la sofferenza di ognuno di noi che è rappresentata oggi da voi ammalati. Che cosa hai provato a partecipare a questa processione? Io ho provato attimi di commozione e ho provato anche a ricordare la mia malattia, perché la mia malattia è quella che mi pesa molto, perché è peggiorata e io l'affido molto al Signore con affetto. Ecco, questo tuo affidarsi a Dio è davvero un segno di grande forza per noi che magari a volte ci lamentiamo di cose che non hanno alcun valore.
Ti ringrazio, Candida, dell'intervista, però sono molto sofferente perché sto passando veramente un brutto periodo, un periodo nero. La malattia non è bella tutti i giorni, quindi la solitudine mi porta tristezza. Vorrei tutti i giorni qualcuno che mi faccia compagnia, ma non vedo nessuno. E auguro buona serata a tutti coloro che sono stati con noi e agli onidalziani, con affetto. E ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono. Quando non riusciamo più a sperare nel domani, ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, che non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Don Nicola De Blasio, questa celebrazione del Corpus Domini come un forte messaggio di speranza, ha detto Sua Eccellenza Monsignore Andrea Mugione, riflettiamo sull'Eucaristia, in che modo oggi è possibile? Ricordando che il mistero dell'Eucaristia nasce dall'incontro di Dio che vuole aiutare l'umanità a sollevarsi dalla caduta. Quindi ogni qualvolta si compie un gesto di carità, un gesto di amore, ogni qualvolta siamo prossimi a chi è nelle difficoltà, noi non facciamo altro che essere dei piccoli Cristi che si rincarnano per dare quella speranza. Oggi il mondo ha bisogno di questo, non ha bisogno di grandi scienziati o professori che vogliono a tutti i costi farci credere che l'economia è l'unico valore su cui fondare la nostra società. La nostra società si deve fondare su valori che sono quelli della tradizione cristiana, ma dalla tradizione umana, della tradizione di tutte le grandi religioni: l'amore, la solidarietà, la fratellanza, la pace, il rispetto per il creato, per la natura e per ogni persona. Quindi questo è il Corpus Domini, l'incontro di Dio con gli uomini e gli incontri degli uomini tra di loro. La carne non giova a nulla, le parole che Dio vi ha detto sono spirito e sono vita, ma tra voi sono alcuni che non credono. Complessità delle vicende della storia,
rimangono saldi nella certezza che Dio è Padre e ci ama, anche se il suo silenzio rimane incomprensibile per noi. Chiediamo al Signore di benedire l'impegno dei Suoi figli nel mondo. Ti preghiamo. Benedici, Signore, l'impegno dei Tuoi con onestà e dedizione la loro professione. Ti preghiamo. Padre Abramo Martignetti, un messaggio molto forte da questa processione del Corpus Domini, avere ancora speranza nonostante questo difficile momento storico che stiamo vivendo. Ma certamente dall'Eucaristia noi traiamo una grande speranza, perché l'Eucaristia è accoglienza del dono del Signore, ma è anche condivisione dei doni che il Signore ci fa, e quindi credo che soprattutto in questo momento di emergenza, e penso soprattutto ai terremotati, l'Eucaristia si traduce in gesti concreti di condivisione, di vicinanza, di trasmissione di speranza, di sostegno alla voglia di riprendere che questa gente ha, ma a tutte le persone che sono in difficoltà. L'Eucaristia deve diventare cultura, nel senso che per noi cristiani l'Eucaristia che fa la Chiesa e la Chiesa che fa l'Eucaristia deve diventare la cultura nostra nel sociale, quindi fare della propria vita un dono, ognuno per quello che può, come può, nel contesto in cui si trova. Ma un'Eucaristia celebrata e poi non condivisa di fronte alle difficoltà della gente è una Eucaristia a metà, anzi starei per dire non è un'Eucaristia. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Monsignore, una processione del Corpus Domini molto partecipata, segno che la gente vuole che la Chiesa scenda ancora tra di essa e soprattutto vuole la speranza. Io sono un vecchio vescovo e sono beneventano e ricordo le processioni di quando ero ragazzo. Devo dire che qui a Benevento le comunità si sono sempre raccolte intorno alla Eucaristia, quindi in realtà si tratta di una fede che si tramanda di generazione in generazione. Penso che oggi la partecipazione alla processione del Corpus Domini acquisti un significato più intenso. Il significato più intenso se ci guardiamo intorno. Se vediamo le grandi difficoltà che attraversano le famiglie, i paesi e le città,
se vediamo le necessità sopravvenute poi con questi terremoti che non finiscono mai, se vediamo le difficoltà che tornano ancora su di noi, perché tutta la comunità europea ed è anche il mondo intero che non ha serenità, pace, c'è disequilibrio economico. Allora una processione come questa acquista veramente il senso della speranza. Pensare che dobbiamo farcela, anche umanamente parlando, ma avere la certezza che con il Signore possiamo tutto, perché tutto è possibile a Dio. Risvegliamo allora la nostra fede e nel nostro amore nella persona di Gesù, che è rimasto con noi per sempre, in questo che sarà l'anno della fede. Qui, davanti a Gesù Eucaristia, ogni giorno, ma soprattutto la domenica, noi veniamo per imparare che il Cristo dell'Eucaristia è la vita che dobbiamo vivere, che Cristo Eucaristia è il cammino che dobbiamo seguire se vogliamo costruire un domani migliore, che Cristo è la vita che dobbiamo donare, la sua presenza sacramentale è per noi motivo di fiducia e di speranza. Gesù, sei vivo, vero, presente, ti ringraziamo. Questa tua presenza ci dice che noi non siamo abbandonati, mai, abbandonati alla nostra solitudine di povere creature. Non siamo abbandonati alla nostra povertà, povertà spirituale, oltre che anche sociale. Ma noi siamo in compagnia di un Dio che si è fatto nostro alleato, e che è venuto per essere pane donato, perché il nostro cammino di libertà sia un cammino nella vita e per la vita. Qui nell'Eucaristia noi troveremo la generosità, la costanza, la forza. E noi ti ringraziamo, Signore, di questa generosità, costanza e forza abbiamo bisogno per continuare il nostro cammino. Qui, o Gesù, tu ci darai non soltanto la pazienza, ma anche la forza di soffrire, come soffrono tanti fratelli, dagli ammalati ai terremotati, ai poveri, ai bisognosi, e di soffrire anche per tante violenze, ingiustizie e cattiverie. Ma tu, Gesù, ci dai il coraggio di impegnarci nel testimoniare la nostra fede e il nostro amore per te e per i fratelli. Domenica prossima ricordiamo alle nostre comunità, sono presenti tanti parroci, che sia la giornata dell'Eucaristia, la giornata della carità per i fratelli terremotati. E poi alla fine, l'ultima domenica di giugno, è ancora la giornata per la carità del Santo Padre. Quel bel gesto
il dono che la diocesi di Milano gli ha dato di 500.000 euro, il Papa l'ha voluto donare, ridare ai terremotati, oltre al resto che ha fatto. Ecco, ricordiamo a tutti di viverla questa giornata. Ci hanno aiutato quando siamo stati nelle difficoltà. Vogliamo aiutare i fratelli che lo sono adesso. Domani, Dio non voglia, che ci dovranno aiutare nelle nostre difficoltà maggiori. All'ingresso di una chiesa ci sono scritte queste parole: qui si entra per amare Dio e da qui si esce per amare il prossimo. Qui veniamo per ricevere il Signore, di qui noi usciamo per donarlo agli altri fratelli. La Vergine Maria, la nostra mamma, la Madonna della grazia, la grazia che è il Figlio di Dio, non ci faccia mai perdere la grazia. E lei che è la Madonna delle grazie, le chiediamo le grazie e i favori per i nostri fratelli e per tutti noi. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Sorella Giorgia del GAM, volto noto della nostra emittente, l'arcivescovo Muggione ha parlato di un anno di fede, quello che verrà. In che modo possiamo viverla? Con che consapevolezza? Certo, indubbiamente questa è una bellissima iniziativa che ha avuto il Papa quest'anno ed è veramente una luce per tutti. Per rinnovarci nella fede, partirà questo anno l'11 ottobre prossimo. Ecco, e come possiamo vivere quest'anno? Indubbiamente ci saranno delle iniziative varie a livello di diocesi, di parrocchie, di gruppi, di movimenti, di comunità. Ecco, poi anche a livello di Chiesa Universale sicuramente ci saranno delle bellissime iniziative, degli input proprio per viverla intensamente. Ma ogni cristiano, ecco, può vivere questo anno stupendo della fede vivendo il proprio credo. Ecco, un consiglio che appunto dava il Santo Padre, quello di pregare ogni giorno il credo. Il credo è il simbolo apostolico, ecco, il primo, diciamo, simbolo apostolico che concentra un poco tutte le verità della fede che Dio ci ha rivelato attraverso la storia della salvezza raccolte nella Bibbia. Soprattutto Gesù, ecco, ci ha dato nel Vangelo queste verità della fede e che la Chiesa ci propone appunto a credere per vivere la nostra fede cristiana. Quindi pregare, meditare il credo, pregarlo proprio anche in famiglia e poi avere in casa sia la Bibbia, la Sacra Scrittura e sia anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto il compendio che raccoglie, diciamo, proprio tutta la nostra fede. Ed è stupendo questo libro, diciamo, che appunto il Papa Benedetto XVI ha firmato proprio appena entrato nel suo pontificato e che aveva preparato lui stesso per desiderio del Papa Giovanni Paolo II. Ecco, questo compendio che si suddivide in quattro parti. Appunto, la prima parte è il credo, il secondo è la vita sacramentale, la terza parte è la vita morale, come vivere la parola di Dio nella nostra vita. Ecco, e la quarta parte è la preghiera, soprattutto la preghiera del Padre Nostro. Quindi è proprio un cammino, un camminamento della fede, leggerlo, approfondirlo, e lì troviamo anche tutte le risposte poi ai dubbi, alle incertezze, diciamo, agli approfondimenti che uno vuole sapere nei fatti esistenziali quotidiani. Ecco, soprattutto in questo ci aiuta la Madonna, che è la tutta fede. Lei è beata perché ha creduto, tutta la sua vita è stato l'anno della fede, si può dire, perché ha detto sempre di sì a Dio, ha creduto sempre fino in fondo, anche proprio nelle contraddizioni, perché
l'angelo Gabriele le aveva detto: questo figlio sarà re, il suo regno non avrà mai fine. E invece lei vede che questo figlio comunque finisce come un malfattore sulla croce, e apparentemente il suo è un fallimento umano, in quanto tutti gli apostoli erano scappati, erano fuggiti per paura. La Chiesa nascente era intimidita da tutte queste minacce, ecco, eppure lei ha creduto innanzitutto nella risurrezione di Gesù. Lei da sola ha tenuto nel Sabato Santo accesa proprio la lampada della speranza attesa di Gesù risorto, e poi ha creduto che ciò che Gesù aveva detto, ciò che Gesù aveva fatto, avrebbe preso il via in tutto il mondo. Sarebbe stato proprio quella fiammella che avrebbe provocato l'incendio che dura tuttora e durerà sempre, perché è di Dio. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Tota pulcra es Maria. Tota pulcra es Maria, Immacula originalis, non est in te, Immacula originalis, non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu onorificenzia populi nostri, tu advocata peccatori. O Maria, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede pro nobis. Dominum Iesum Christum.